Una delle frasi più sorprendenti in tutta la Bibbia è composta da tre semplici parole e dice: Dio è amore. Voglio che ci pensi solo per un attimo. Dio non è solo amorevole, che sarebbe un aggettivo che descrive un comportamento. Si dice che Dio è amore, un sostantivo, più o meno un carattere essenziale di chi o di ciò che Dio è. Avendo l'opportunità di viaggiare come predicatore, una delle domande che mi viene posta praticamente ovunque io vada, sia che si tratti di una piccola città, sia che si tratti di una grande città, in ogni paese, in ogni continente, molto spesso la gente mi fa questa domanda: se Dio è così buono, tanto quanto dici tu, o così buono come dicono le Sacre Scritture, allora perché c'è tanto dolore, sofferenza, morte, malattie nel mondo? È una bella domanda. Infatti si tratta di un'ottima domanda e stranamente la risposta in realtà la troviamo in queste tre parole: Dio è amore. Pensate a questo per un momento. L'amore richiede libertà, non è vero? Se dovessimo imporci a qualcuno, costringendolo a fare con noi un qualcosa nell'intimità, la parola per definire questo è stupro. Non è una parola graziosa, ma è una brutta parola. Dio non è uno stupratore divino, quindi perché Dio dia amore e chieda amore in cambio, egli deve dare la libertà. L'amore richiede la libertà, ma qualcosa ne consegue, e cioè la libertà comporta dei rischi, non è vero? Chiunque abbia mai avuto il cuore spezzato, chiunque sia mai stato tradito da qualcuno di caro, sa che la libertà comporta dei rischi. Se qualcuno è veramente libero di dire non voglio, solo allora, quando dice che vuole, è significativo, è bello. Allora, c'è una terza cosa, e questo è che il rischio comporta responsabilità. Quindi, seguendo i tre, l'amore richiede libertà, la libertà comporta dei rischi, il rischio comporta responsabilità. La Bibbia racconta una storia incredibile su come il mondo è finito nelle condizioni in cui si trova ora. Infatti, tutta la storia si può riassumere in soli cinque parole che Gesù disse in Matteo 13 in risposta ad una parabola che lui stesso raccontò, dove c'era un campo coltivato con semi buoni e tutto ad un tratto le erbacce cominciarono a presentarsi così. I lavoratori si avvicinarono al padrone e chiesero: da dove viene questa zizzania? E la risposta di Gesù fu: un nemico ha fatto questo. Cinque parole. Questo nemico, la Bibbia lo chiama semplicemente Satana, che in lingua ebraica significa nemico, avversario, che pronunciato in ebraico sarebbe Shetan, colui che va contro. E la cosa stupefacente è che Dio ha fatto questo essere non come un nemico, ma come un amico. Un essere bello, felice e santo. E poi Dio diede a quest'essere un regalo importante, prezioso, bello, ma anche terribilmente pericoloso. Diede a quest'essere il dono della libertà. E come abbiamo già detto, l'amore richiede libertà, ma la libertà comporta dei rischi. E il rischio comporta responsabilità. Secondo la Bibbia, quest'essere ha usato e abusato male questa libertà. Quindi tutto il dolore, le sofferenze, le malattie e la morte che vediamo nel mondo di oggi sono il risultato diretto della ribellione angelica contro il governo di Dio e contro il suo amore.